Parla italiano ma anche un po' francese ed è un viaggio nell'intimità di bambini alle prese con genitori divorziati tra silenzi, incomprensioni, recriminazioni ma anche sogni infantili e nuovi affetti. Magari è l'opera prima di Ginevra Elkann con cui Piazza Grande inaugura questa 72esima edizione del Locarno Film Festival e lo fa con un Riccardo Scamarcio e un Alba Rohrwacher in vesti per certi versi inediti. Nel primo film di Ginevra Elkann si vede che lei ha proprio un'anima profonda di regista. Lei ha un senso molto molto solido, forse viene dalla sua esperienza di produttrice della sceneggiatura, per cui la struttura drammaturgica del film è molto solida, molto, molto ben fatta, ma soprattutto la cosa che più mi ha colpita è la direzione degli attori. Lei porta questi due grandi attori famosi del cinema italiano contemporaneo, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, in dei territori proprio inconsueti per loro. Ma prima di Piazza Grande c'è un'altra consuetudine locarnese, ormai il cineconcerto, l'antipasto pomeridiano con la proiezione in pellicola con accompagnamento live dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Questa volta il film muto l'ha scelto un ospite d'onore di questa edizione, John Waters, pardo d'onore di quest'anno, ha scelto Show People, un film di un maestro come King Vidor. È un tuffo ironico nella Hollywood del tempo, siamo nel 1929 quando l'epoca del muto è ormai al tramonto. Show People. Donc, Show People est une magnifique comédie hollywoodienne, donc réalisée par King Vidor en 1928, et c'est peut-être bien la dernière grande comédie d'Hollywood avant le crash de Wall Street de 1929. Et cette comédie a ceci de très particulier, qu'elle critique le cinéma. Donc c'est un film sur le cinéma d'Hollywood des années 1920, donc des années folles, avec la très très belle Marion Davies qui a coproduit ce film. Et musicalement aussi, c'est très intéressant puisque la musique a été composée 55 ans après la réalisation du film, en 1982, par Carl Davis. Et Carl Davis, très grand compositeur, lui aussi s'est inspiré de toutes les musiques d'Hollywood des années folles et a réussi une partition qui est un patchwork très étonnant avec une quantité invraisemblable de citations, non seulement des musiques de Hollywood des années folles, mais aussi du grand répertoire classique. È un cinema che arriva dal passato, ma che mantiene sempre comunque delle porte aperte sul cinema del presente, quella che del resto è anche la volontà della retrospettiva anche di quest'anno, Black Lights, dedicata al cinema o ai cinema che hanno affrontato la questione nera nel Novecento. E anche oggi, per dire, si va da un Melvin Van Peebles a uno Spike Lee. I'm very excited to be here at Locarno Film Festival in Switzerland for the retrospective this year, which is titled Black Light, focusing on international black cinema from all over the world. A lot of different directors, a lot of different styles, a lot of different genres, a lot of different politics, different aesthetics. And we're going to have one of the most beautiful screening venues that I've ever seen, Grand Rex. So I look forward to seeing you all there. E per chiudere lo spettro di consigli di questa prima giornata del festival, torniamo ancora in Piazza Grande, perché se c'è una persona a cui è dedicata questa 72esima edizione del festival, questa persona è Freddy Buasch, la storica figura svizzera del cinema internazionale, recentemente scomparsa, ex direttore peraltro anche di Locarno, una figura che verrà omaggiata in piazza con una lettera storica firmata da Jean-Luc Godard. Freddy Buasch pour moi c'était le cinéma tout court. Il était véritablement un passeur du cinéma, celui qui a fait connaître le cinéma d'hier et d'aujourd'hui du monde entier en Suisse notamment, auprès des écoles, à travers les festivals, sa participation au festival de Locarno, mais évidemment aussi à la Cinémathèque. Et puis aussi le passeur du cinéma suisse en Suisse et à l'étranger. Il a contribué à faire naître la loi sur le cinéma dans les années 60 et il a contribué à promouvoir le nouveau cinéma suisse naissant des années 60, notamment à travers le festival de Cannes avec lequel il avait une relation privilégiée. Bref, il était le cinéma et je lui dois énormément, car une bonne partie de mon apprentissage du cinéma, je l'ai fait à travers lui. E questi erano quattro consigli di giornata a fare da bussola d'orientamento, ma il Locarno Film Festival è molto altro, a voi scoprirlo e a voi soprattutto buon festival.